Riprendiamo i lavori. Ci addentriamo ora nella seconda sezione di questa giornata insieme, nella quale tratteremo i temi della cura e del caregiving attraverso le relazioni dei professori Fausto Pagnotta, dottore di ricerca e studi politici e assegnista di ricerca all'Università di Parma, docente a contratto di storia del pensiero politico e di storia delle donne nel pensiero politico, con una relazione sul significato del concetto di cura. Bene, iniziamo col professor Pagnotta. A lei la parola. Grazie Elisa, grazie mille. Allora, non ho tanto buongiorno a tutte e a tutti. Io non ho preparato delle slide, ma ho preparato un paper al quale mi atterrò per cercare di rimanere nei tempi. Il mio ringraziamento alle colleghe e colleghi che hanno potuto realizzare questa importantissima ricerca, e un ringraziamento di cuore alla dottoressa Francesca Nori, con la quale ci lega un percorso di amicizia e un percorso di sensibilità professionale su temi a noi cari. La sessione che ho l'onore di aprire si intitola Cura e Caregiving, due termini che si intrecciano e si implicano semanticamente l'uno con l'altro. Ne aggiungerei però uno, permettetemi il neologismo: caregetting, il ricevere cura, attenzione ma anche ascolto. E nel rapporto, infatti, tra i significati che assumono insieme all'interno di una stessa unità di relazione i termini caregiving e caregetting, che il processo di cura può essere inteso come una buona pratica declinata in termini di sostenibilità individuale e collettiva. Ma senza questa reciprocità tra l'offrire e il ricevere cura, rivolta in modo bilanciato tra tutti i soggetti coinvolti nella relazione di cura, si possono creare quelle situazioni assai diffuse, connotate da relazioni di cura asimmetriche, come la ricerca oggi presentata ha ampiamente testimoniato. È proprio in questo tipo di relazioni asimmetriche, connotate dal dispendio di notevoli energie cognitive, emotive, fisiche, ma anche di tipo organizzativo da parte di chi offre cura, che le istituzioni non possono non intervenire, se a buon diritto noi vogliamo parlare di comunità. E se come istituzione ci riferiamo all'università, non possiamo concepirla nel suo significato più profondo senza intenderla concretamente, realisticamente, in termini di una comunità di cura, che si prende cura, appunto, di coloro che attraverso la loro presenza, tutti, nessuno escluso, contribuiscono in modo determinante a costruire e a realizzare quotidianamente il significato della sua mission. In una tale prospettiva, allora, la giornata di oggi acquista il significato di un momento comunitario di condivisione che ci permette di ampliare la riflessione sull'intero contesto sociale e culturale nel quale ci interroghiamo sul concetto di cura e su quello di caregiver. Due concetti che ci chiamano ad abbandonare ogni sovrastruttura, perché ci mettono profondamente a nudo con noi stessi e con gli altri, sia davanti alla condizione di fragilità e vulnerabilità che connota l'esistenza umana, ma pure davanti al potenziale relazionale e comunitario che gli esseri umani hanno a loro disposizione, se attivato. Un importante potenziale per affrontare in modo positivo tale condizione esistenziale di vulnerabilità che riguarda tutti, indistintamente. Cura, comunità, comunicare sono parole che fin dall'antichità si trovano in una strettissima relazione e che ci permettono di comprendere come per la specie umana ontologicamente l'azione di cura abbia una sua primarietà su altre categorie dell'agire. Fin dalla sua nascita, infatti, ogni essere umano necessita di ricevere cure per avere la possibilità di sperimentare e sviluppare le potenzialità del suo essere al mondo.
Tuttavia questo ricevere cure è permesso perché qualche altro essere umano a sua volta si dedica o si è dedicato a dare, a offrire cura. Di qui credo sia non un esercizio retorico, ma una sostanza chiedersi chi si prende cura di chi si prende cura. Risulta dunque quanto mai importante aprire spazi come quello di oggi dedicati al tema della cura, poiché ci troviamo in un contesto sociale e culturale in cui spesso le condizioni potenzialmente limitanti l'essere umano, siano esse fisiche o economiche, quali ad esempio la disabilità, quali ad esempio la povertà, tendono ad essere ghettizzate, rimosse, se non addirittura negate dall'orizzonte simbolico e di senso del vivere quotidiano, sia individuale che collettivo. Come più volte hanno ricordato diversi autorevoli colleghi sociologi, penso ad esempio Bauman, Beck, Gallino, Magatti, il sistema culturale di oggi sembra infatti impostato e condizionato dalla rappresentazione egemonica del mito dell'autonomia del singolo in chiave efficientista e dall'idea compulsiva del successo a tutti i costi. Proprio l'idea di autonomia del singolo, concepita svincolata da qualsiasi legame sociale e relazionale forte, esprime nella maniera più drammatica il nucleo dell'ideologia individualista, che mette in discussione due elementi imprescindibili per la sopravvivenza della specie umana. Il primo, come ha ben rilevato Mauro Magatti, è rappresentato dalla stessa idea di comunanza che ci lega ad altri, attraverso l'accettazione dell'ipotesi antropologica secondo cui la questione del senso è riducibile alla sfera dell'autonomia individuale. E basta. Il secondo punto messo in discussione dall'ideologia individualista è rappresentato invece dal principio solidale, ovvero quell'atteggiamento cognitivo che guarda alla realtà con una sensibilità relazionale. Si tratta di una concezione incentrata sull'idolatria del singolo che risulta prodotto di una società dove il sistema modello tecnocratico efficientista, è inutile negarlo, da essa espressa, come ha ben evidenziato Zygmunt Bauman, è costruito sull'idea di un individuo performante ed efficiente, produttore e consumatore. Tale individuo così rappresentato non può, pena la sua marginalizzazione, non essere funzionale al sistema stesso, che proprio perché ha bisogno di procedere senza ostacoli o rallentamenti, rischia di produrre il progressivo tentativo di rimozione dallo storytelling comune di ogni tipo di limite fisico o psichico. Limiti questi che rivelano spesso fragilità che inquietano, perché rappresentano una dimensione altra rispetto alla narrazione efficientista oggi in gran parte diffusa. In un tale contesto caratterizzato dall'ideologia dell'efficientismo competitivo, dove tutto deve funzionare in modo performante e ottimizzato, possibilmente veloce, e di cui i ragazzi che vediamo correre per le strade, i riders, sono vittime, come lo è in parte il crescente numero di giovani che scelgono la via dell'abbandono scolastico e del ritiro sociale, i cosiddetti hikikomori, proprio i caregivers, con le loro testimonianze, possono essere portatori di un'esperienza e di un sapere di vita che non fatico a definire scandalosi ed eretici rispetto proprio alle mitologie dominanti. Ci offrono prima di tutto la possibilità, attraverso la loro testimonianza di vita, non di teoria, di vita, di interrogarci in profondità sul senso più autentico dell'umano, strettamente correlato al concetto di cura. Il loro esserci, il nostro essere con loro, qui ed ora, va nella direzione opposta della società iperefficientista, dello scarto e dell'indifferenza, che anche Papa Francesco ha più volte denunciato. L'affrontare oggi il tema della cura e dei caregivers si riappropria di un significato che è sì culturale, ma che è soprattutto politico, nel senso che non può non riposizionarsi nella sfera dell'individualità e della dimensione privata, dove spesso viene relegato, dimenticato spesso. E invece deve riposizionarsi a quella dimensione, a quel contesto che è propriamente quello della polis,
della comunità politica che se ne fa o se ne dovrebbe fare responsabile. Proprio sull'origine del concetto di cura in relazione all'essere umano, mi viene allora in mente il racconto che il grande sociologo polacco Zygmunt Bauman ricorda alla fine del libro Fiducia e paura nella città, quando racconta l'episodio che lo aveva visto studente ascoltare una lezione di antropologia nella quale il suo docente spiegava come si potesse ipotizzare storicamente il manifestarsi concreto delle prime forme di relazione sociale, da cui poi l'idea stessa di società, a partire, cito le parole di Bauman, dal ritrovamento di uno scheletro fossile, lo scheletro di una creatura umanoide invalida che aveva una gamba spezzata. Ma la gamba gli si era spezzata quando era un bambino e lui invece era morto all'età di 30 anni. La conclusione era semplice. Lì doveva esserci stata una qualche forma di socialità umana, perché questo non sarebbe potuto accadere nel branco dove una gamba spezzata pone fine alla nostra vita, poiché non ci si può più sostentare e sì, è facile preda di animali predatori. Quella frattura rinsaldata presuppone che qualcuno, per un tempo che non possiamo determinare, si sia preso cura della persona infortunata e gli abbia procurato soccorso e il cibo per sostenersi. Nessuno di noi sarebbe oggi qui se qualcuno non si fosse preso più o meno cura di noi nella fase iniziale della vita, come in altre fasi successive. E se qualcun altro non si fosse preso cura di coloro che per primi ci hanno prestato cura. Effettivamente non bastiamo a noi stessi. È un dato inoppugnabile, quanto purtroppo, ahimè, trascurato. Come dimostrano i più recenti report dell'Istat o anche di Caritas, sulla povertà, in merito ai dati relativi alle crescenti nuove forme di povertà, tra cui in primis quella relazionale. Si muore, si può morire di solitudine. Siamo esposti sì al mondo, con tutta la nostra vulnerabilità, ma anche con la nostra potenzialità generativa, creativa, relazionale. Mi ricollego all'intervento che ho apprezzato di Dolores Rollo, che può trovare la possibilità di esprimersi in modo compiuto se e solo se sappiamo farci comunità. Aristotele, grande filosofo greco, 2400 anni fa, pur senza la sensibilità di oggi sui temi di diritti civili, aveva ben chiaro questo concetto nella sua opera La Politica, dove definiva l'essere umano sì come zoon politikon, come essere vivente politico che ha nella polis la città, l'orizzonte di senso a lui proprio, dove potersi realizzare con le sue diverse potenzialità, ma prima di tutto definiva l'essere umano come zoon koinonikon, un essere vivente, cioè portato per la sua stessa natura alla socievolezza, al vivere in comunità. E come dicevo prima, non basta la dimensione politica della città, bisogna riappropriarsi della dimensione comunitaria, perché nella città, appunto, anche durante il lockdown, tanti anziani sono stati trovati nelle case, purtroppo morti in totale solitudine. Nella città la dimensione politica non basta, bisogna riappropriarsi una dimensione comunitaria e relazionale. È interessante notare come il termine greco koinonikos, utilizzato da Aristotele, appartenga al campo semantico di parole polisemiche, che hanno più significati, come koinonia, che indica comunanza, partecipazione, relazione, e come il termine koinonema indica prima di tutto comunicazione, comunione, rapporto. Inoltre, proprio la forma verbale koinoneo esprime sia l'atto del comunicare che l'avere in comune qualcosa. Si comunica dunque, si può comunicare solo se si mette in comune con l'altro qualcosa di noi stessi e l'altro reciprocamente fa lo stesso rispondendo quindi a noi e noi a lui, instaurando così un rapporto fondato su una reciproca risposta,
su di una responsabilità. Non a caso proprio la parola responsabilità deriva dal latino respondeo, re indietro, spondeo, nel significato di promettere, dare la propria parola, garantire, è un esserci, è un atto di presenza. Sullo sfondo di questo campo semantico si staglia il concetto di reciproca fiducia, tanto importante nell'antichità greca e romana, sia nelle relazioni interpersonali che in quelle commerciali. Dunque, solo, mi avvio a concludere, se intendiamo le azioni del dare e del ricevere cura all'interno di questo orizzonte di senso, dove reciprocità, comunità, responsabilità e fiducia trovano insieme espressione concreta, all'interno di una medesima relazione possiamo parlare di università come di una comunità, che proprio perché è tale non può non ascoltare, mettersi in ascolto, comunicando e rispondendo ai bisogni di chi la interroga oggi, come gli young caregivers qui presenti, perché loro stessi sono parte integrante di questa stessa comunità. È con questo spirito del metterci in ascolto in modo attivo delle testimonianze dei giovani caregivers, che io ringrazio, del loro sentire come delle loro necessità, che potremo farci tutti insieme comunità di cura, ed è questo che io mi auguro e mi augurerò per sempre per la nostra università. Grazie.